Sei Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto il caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu al telefono hai detto di avere una proposta per me. Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi, forse, o magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui, altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa non mi sorprende. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Oh, non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asino. No. Facevo il tassista negli anni 30. Lavoravo di notte perché si guadagnava meglio. Il mio turno era appena finito quando incontrai Polly e Sam. Domande.
Dobbiamo attraversare il fiume. Prendi il Giuliani Bridge. Ok. Come va la gatta? Mi fa male! Per caso vuoi morire? Mi fa male, cane! Quando arriviamo chiamo il dottore. Magari non è niente di serio. Io lo chiamo lo stesso. Ehi, che fai, origli? Fatti i cazzi tuoi. Vi sto solamente portando dove avete chiesto. Ecco, bravo. Ok, siamo al fiume. Dove vado dopo aver attraversato il ponte? Inizio a stancarmi delle tue domande. Eccone altri. Merda! Conosco delle scorciatoie per seminarli. Vai dove ti pare, ma levaceli di torno! Questi qui, eh? A voce, compagni d'affari, lì! Succede! Chiudi il becco, Poli! Più ne sa, più probabilità ci sono che non veda più sorgere il sole. Io non ho sentito proprio niente. Ne arrivano sempre di più. Non dureremo a lungo se non torniamo nel nostro territorio. Dobbiamo rientrare in fretta. Italy. Subito. Non abbiamo finito. Non me l'aspettavo. Chiudi il becco. Parleremo di tutto una volta al bar. Ok. Ci siamo quasi.
Accosta di fronte a quel bar. Il locale di Salieri? Sì, quello lì. Aspetta qui. Perché? Lo vuoi ricevere un regalino dal don oppure no? Cazzo. Un piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina hai sbandato per non investire una vecchietta, capito? Sì, certo. Ci vediamo, ragazza. Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni e per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro, ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. Baby, hit it.